Siamo alla terza tappa di Tinera Murgia, in un'iniziativa nuova, naturalmente promossa dal GAL, molto interessante, dove mettiamo a confronto quella che è l'artigianato culinario dei nostri chef locali e di questo ristorante Artusi, proprietari anche dell'Hotel San Nicola, li mettiamo a confronto con quelle che sono le nostre mamme. Loro si sono definite casalinghe, sono le nostre mamme, sono i cibi che ci preparano ogni giorno prima di andare al lavoro o quando torniamo. E abbiamo con noi Chiara e Lilla che si sono offerte di scontrarsi con i nostri chef. Qui abbiamo Filippo, tra l'altro una personalità importante, uno chef storico della nostra città. È un format ideato dal Galateria di Murgia che principalmente ha l'obiettivo di dare un valore aggiunto alla ristorazione e all'enogastronomia del nostro territorio, però non fine a se stessa. Non a caso i soggetti coinvolti nel progetto di Ospiti D innanzitutto sono le nostre massaie, le nostre zie, le nostre nonne, le nostre mamme che si cimentano nella cucina domestica, quindi senza grandi pretese di accontentare palati sopraffini, ma anzi caratterizzati dalla ruralità che contraddistingue il nostro territorio. E quindi diamo veramente valore e scoperta e riscoperta dell'enogastronomia, dei piatti tipici, dei piatti tradizionali di casa. Quali sono i ristoranti scelti e con che criterio sono stati selezionati? Allora, l'approccio dal basso viene anche qui dalla rete, dal sistema, in quanto il GAL ha promosso, ha incentivato, ha voluto, ha creduto nell'associazione tra gli ristoratori e finalmente nell'anno 2013 i ristoratori di Altamura si sono costituiti nell'area, nell'associazione ristoratori di Altamura, e quindi da questo momento in poi in tutto ciò che è enogastronomia ed eventi enogastronomici e quindi nell'ambito del marketing del territorio a 360 gradi in riferimento alla tavola, ai prodotti tipici, all'enogastronomia, noi abbiamo come riferimento l'ARA, quindi dal partenariato che si è creato, dal protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto con l'Associazione di Ristoratori di Altamura, loro stessi hanno scelto le tappe, le sedi di Ospiti D, e tengo a far presente che questo Ospiti D è inserito in Itinera Murgia terza tappa, quindi che è il format di sviluppo locale, come noi intendiamo lo sviluppo locale, la consapevolezza, la conoscenza del territorio, e ci tengo a far presente che siamo agli inizi di Ospiti D, perché Ospiti D è un format che poi verrà utilizzato dall'ARA nel 2014 e nel periodo nel futuro, proprio per promuovere in maniera endogena il nostro territorio, e quindi noi stiamo lanciando come startup, come Galateria di Murgia, questo format che poi sarà ovviamente gestito, migliorato, valorizzato dall'Associazione dei Ristoratori, e quindi questo è uno degli strumenti che l'ARA utilizzerà per promuovere le proprie attività e i propri ristoranti degli associati. Quello che hai preparato oggi qui per noi al ristorante Artusi. Allora, oggi abbiamo preparato un bel pancotto fatto tradizionalmente come si usava anticamente ad Altamura, con le rape, con l'aglio fritto, con io ci ho messo anche le uova, e quindi abbiamo preparato il pancotto. Poi abbiamo preparato un po' di affettato di salsiccia, un po' di pastelle, un po' di pettole come antipasto. Chef Filippo del ristorante Artusi insieme a Lilla e a Chiara, le nostre casalinghe, è comunque un menù stagionale, avete utilizzato prodotti della stagionalità, siamo in autunno. Sì, in autunnale, e nello stesso tempo sono prodotti locali. Chiara, so che tu hai la tua tecnica per fare le pettole. La pettola, vabbè, gli ingredienti sono quelli di base, no? L'olio, la farina, il sale, il lievito. Questo è.
Questa sera è una serata all'insegna della valorizzazione del territorio, no? Quindi anche in maniera simpatica, cioè quello di insieme con delle massaie creare, ricreare quelli che erano i piatti di una volta, no? E la parte scherzosa, proprio simpatica, è proprio quello, cioè mettere in gioco i nostri chef con le massaie insieme proprio per creare questo connubio veramente simpatico, e oltre a quelli che comunque sono i prodotti che in questo periodo ci sono, quindi innanzitutto un menù dedicato proprio alla stagionalità, quindi quelli che sono i prodotti del territorio. Già il fatto stesso, insomma, di avere il ristorante con il nome Artusi è già per noi un onore abbastanza grosso, perché insomma Artusi è stato uno dei cultori della gastronomia nazionale, se vogliamo, quindi è come non si fa a non rispettare quelle che comunque sono le tradizioni. Chiaramente visti in maniera diversa, visti con un'ottica moderna, però sempre rispettando i nostri prodotti. E beh, tra i tanti mi viene in mente uno che stasera serviremo, è una tagliolina fatta con cicerchie e funghi cardoncelli, però noi la rivisitiamo con un gambero rosso di Gallipoli, no? Quindi gli diamo un tocco un po' più mediterraneo, se vogliamo. Uno dei piatti richiesti, ma ne parlo proprio perché veniamo da un periodo estivo dove è stato veramente molto richiesto, anche in una zona di mare, sono state delle orecchiette di grano arso con pomodorino fresco, funghi cardoncelli e tonno fresco. Quindi è stato un abbinamento veramente ben riuscito. E abbiamo, insomma, con i nostri chef elaborato questo piatto, e è stata una bella esperienza, insomma, vincente più che altro.